Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video sul mio canale. Come avevo promesso, è arrivato il momento di rispondere un pochino alle domande che ho trovate scritte sotto i video che ho pubblicato a tema canto armonico. Quindi faccio questo breve video per rispondere alle domande, alle perplessità che sono sorte in chi ha provato a praticare questa tecnica, chi ha cominciato a cimentarsi, diciamo, con essa. E ci tengo a specificare che le mie risposte cercheranno di essere il più esaustive possibile, ma per natura non saranno completamente esaustive, nel senso che come qualsiasi tecnica vocale, il lavoro è un lavoro lungo una vita, quindi io cercherò di rispondere secondo quella che è la mia esperienza e di essere il più utile possibile, come d'altronde ho cercato di fare anche negli altri video. Quindi sigla e poi cominciamo a rispondere alle domande che ho trovato ad oggi sotto i video dedicati al canto armonico. Allora, eccoci qua, ho preso il telefonino, così leggiamo sotto ogni video un po' le domande che ci sono. Allora, partiamo dal primo video, che comunque si può a tutti gli effetti ritenere facente parte di questi video appunto dedicati al canto armonico, che è il primo video che feci dedicato alle false corde. Allora, The Theater mi scrive: sono in grado di produrre il suono a bocca chiusa, ma a bocca aperta mi risulta molto più difficile. Avresti qualche consiglio a riguardo? Inoltre ho notato che per continuare a produrre il suono, quando inizio a finire l'aria nella pancia, ho bisogno di fare più pressione. È corretta come manovra? Perché altrimenti perdo la vibrazione. E un'ultima cosa, non è lo stesso metodo che usano i beatboxer? Cioè praticamente sono tre domande in una, allora partiamo da... dividendola un po' in parti. La prima parte è: quando produco il suono a bocca chiusa mi risulta molto più facile che produrlo a bocca aperta. Questo per quanto riguarda la tecnica delle false corde è normalissimo, per un semplice motivo che alla fine è legato comunque anche alla tecnica vocale, e chi canta diciamo può aver sperimentato questo aspetto. Quando noi facciamo anche vocalizzi a bocca chiusa, diciamo, il fare vocalizzi a bocca chiusa ha una sua utilità. Quando vocalizziamo a bocca chiusa noi sentiamo vibrare molto la zona cosiddetta di maschera, ma anche in generale il capo in vari punti. Anche qua, quando faccio lezione, ognuno poi ha le sue sensazioni, quindi c'è chi sente vibrare qua, c'è chi sente vibrare più qua dietro, eccetera. Comunque diciamo che quando vocalizziamo a bocca chiusa sentiamo vibrare il capo per un semplice motivo, si enfatizzano queste vibrazioni. Beh, ovviamente siamo a bocca chiusa, quindi il suono non esce, tende naturalmente ad andare a riempire quantomeno la zona di risonanza alta sopra il palato, eccetera. Ma il motivo, a mio parere, è un altro, è ancora più semplice. Quando cantiamo a bocca chiusa non abbiamo nessuna intenzione di buttare fuori il suono. Quando apriamo la bocca, quello che può succedere, sia che cantiamo con le false corde, ma anche quando cantiamo naturalmente, è il finire per cercare di mandare fuori il suono, no? Dargli una direzione vettoriale oltre a quella che ha già intrinseca naturalmente. In realtà chi canta sa che uno degli aspetti più difficili è quello appunto di far sì che il suono vada a riempire le zone che gli sono fisiologiche, e sa che il suono non ha nessun bisogno di essere spinto fuori, eccetera. Ancora di più quando andiamo a finire su queste tecniche, per esempio sulla tecnica delle false corde. Quindi il consiglio che ti do, The Theater, ti chiamo così perché non so il tuo nome, è quello di partire appunto, agganciare il suono a bocca chiusa e poi molto dolcemente aprire la bocca, cercando di mantenere
Costante invece è la posizione del suono, cioè sentire che quando ho aperto la bocca a livello di posizione dove sento la vibrazione non è cambiato nulla. Ripeto, secondo me se fai fatica a bocca aperta, forse se controlli può darsi che quando apri la bocca ti venga da spingere avanti il suono, quindi da cambiare un pochino le cose che fai a bocca chiusa. E questo, visto che queste tecniche tra virgolette estreme si basano su equilibri molto sottili, può già essere l'inizio della fine, quindi l'inizio anche di una fatica oltre quella normale che si ha nel fare questo tipo di tecniche. Anche se, mi sembra, non so se l'avevo scritto, che se riuscite ad avere un suono pulito di false corde più vere corde vocali, diciamo un suono ben centrato, sentirete che la fatica è veramente minima, così come l'aria che sprecate nel mantenere questo tipo di suoni. Quindi se lo fate bene dovreste consumare poca aria, quindi riuscire a tenere questo suono molto a lungo e non far nessun tipo di fatica. Torniamo alla domanda qua. Inoltre ho notato che per continuare a produrre il suono, quando inizia a finire l'aria nella pancia, ho bisogno di fare più pressione. Allora, ovviamente queste tecniche qua si basano su una corretta respirazione. Allora, sulla respirazione sicuramente farò dei video, ma uno, io sono convinto come cantante che non esista un modo corretto di respirare, come leggo in tanti aspetti. Ovviamente tutte le varie tipologie di respiro tendono a un macro corretto modo di funzionare, giustamente, cioè questo lo credo, però penso che a seconda di quello che dobbiamo fare, in realtà i modi di respirare possano anche cambiare e diventare anche molto, alla fine di tutto, molto diversi fra loro. Mi ricordo per esempio, per quanto riguarda il canto armonico, Tran Quang Ai ci faceva provare anche la respirazione contraddominale, cioè quando inspiro mando in dentro la pancia, quando espiro spingo l'ombelico verso fuori, cioè mando fuori la pancia. Questo tipo di respirazione, che è presa dallo yoga, almeno così mi hanno detto, io non ho mai praticato pranayama, questo tipo di respirazione sicuramente ci permette però, per esempio, di quando lavoriamo su dei pedali, su dei bordoni che dobbiamo tenere ben saldi e a lungo, ci permette di, cioè può essere funzionale per il canto armonico, quindi quando devo tenere una nota lunga per tanto tempo. In mia esperienza però questo tipo di respirazione non va tanto bene per il canto, perché ci fa perdere un sacco in elasticità, cioè respirazione un po' rigida. Però anche qua dipende che cosa dobbiamo fare, quindi in una situazione di utilizzo di canto armonico semplice, nel senso tengo una nota lunga e sopra intono gli armonici, magari fuso con pratiche meditative eccetera, può essere una respirazione che va benissimo. Dopo lì dipende da voi cosa volete fare, cosa dovete fare. Quindi è normale anche qua che quando finisci l'aria nella pancia, adesso detta così, anche qua ci sarebbe tanto da dire, però ti viene da aumentare la pressione, cioè noi dovremmo abituarci a non arrivare mai a svuotare completamente i polmoni, quindi un po' di aria rimane sempre nei polmoni, noi siamo inseriti in una certa... ci muoviamo in un ambiente con una certa pressione atmosferica e anche i polmoni rimangono sempre a pressione, non è che quando io canto li svuoto completamente, altrimenti poi quel debito che andrò a fare di aria mi rimarrà sempre. Quando torno a inspirare devo mandare dentro quella che mi serve più quella che ho usato in più che non dovevo utilizzare, dopo comincia un po' la classica sensazione di mancanza d'aria. Quindi abituatevi a non svuotare mai completamente i polmoni. In questo caso The Theater mi verrebbe da dire, quando finisci l'aria nella pancia fai un bel respiro e poi riprendi, nel senso non aumentare la pressione, perché insomma tu senti di dover dare un molto maggiore sostegno, perché proprio l'aria sta finendo e anche per questo senti che perdi la vibrazione eccetera eccetera, cioè quando il suono non è più ben appoggiato e comincio a spingere perché in realtà l'aria mi manca, succedono tutte queste cose. Quindi mi fermo, rifaccio un'altra respirazione, non è una gara, non devo durare tot, cioè piano piano magari migliorerà anche la mia durata sul tenere lunga una nota, ma il tutto deve essere abbastanza comodo e piacevole, perché si dice sempre che il canto è un gran piacere, ma poi nella realtà dei fatti per molti è dolore, non piacere, quindi cominciamo un pochino a sentirlo questo piacere se si riesce. È lo stesso metodo che usano i beatboxer, sicuramente i beatboxer
utilizza una vibrazione delle false corde per fare tanti degli effetti che fanno. Io non sono un beatboxer, però, come giustamente hai notato, si può riconoscere questo tipo di sonorità in tante cose che i beatboxer fanno. Sicuramente anche il beatboxer è affascinato e utilizza la caratteristica appunto della vibrazione delle false corde di generare un subarmonico rispetto alla nota che andiamo a intonare. Quindi già il fatto di poter ampliare di un'ottava verso il basso la propria estensione quando si cerca di riprodurre comunque beat, una modalità diciamo musicale derivante dalla musica elettronica, può essere molto interessante, e loro la utilizzano. Ok, spero di essere stato abbastanza esaustivo. Federica Berti mi scrive: grazie, finalmente un video che mi spiega ciò che stavo cercando, ma è normale che mi venga da tossire tantissimo? È normale, Federica, come ti ho scritto sotto, come ti ho già risposto, è normalissimo, perché quando andiamo a cercare di attivare questi meccanismi, ovviamente entriamo nel macro mondo appunto dello scarto del linguaggio, no? Ed entriamo invece a piene mani nel linguaggio, nel mondo della vocalità, quindi dei suoni, del significante invece che del significato. E quindi noi tendiamo a leggere questi suoni, a dare a questi suoni un determinato significato, spesso magari di fatica, stress, eccetera, eccetera. E quindi quando andiamo a intonarli, abbiamo questo tipo di... quando andiamo a cercare di produrli, tendiamo purtroppo ad avere questo tipo d'approccio, e è normale irrigidirsi, è normale girarci attorno cercando di capire come fare, perché poi anche le prime volte che si cerca di attivare appunto questi meccanismi non è assolutamente facile. Molti di questi noi non li utilizziamo quotidianamente così come cerchiamo di usarli. Abbiamo visto nel video che mi sono rifatto allo schiarirmi la voce, cioè le false corde le utilizzo quotidianamente, ma la vibrazione in questo modo no, e quindi è normale girarci intorno. Quindi il mio consiglio, come ti ho scritto sotto, è di dedicare magari a cercare di trovare il suono corretto 5-10 minuti al giorno. Non ci sforziamo, seminiamo ogni giorno e velocemente riuscirai. Altro consiglio che ti do è cercare di avere un esempio, un buon esempio vocale, un'immagine sonora che in un certo senso guidi la nostra sperimentazione. Ovvio che se io cerco genericamente di far vibrare le corde vocali ma non ho un effetto di riferimento a cui tendo, rischio di girarci tanto intorno e non arrivare appunto a niente. Quindi cercate degli artisti, delle persone che emettono questo suono e che siano per voi un riferimento. Per quanto riguarda le donne, ovviamente è un po' più difficile, esistono assolutamente donne che utilizzano la vibrazione delle false corde, però è un po' più difficile. Poi ovviamente io da uomo, facendovi sentire l'effetto, magari vi do un esempio a cui tendete, che però per voi diventa un po' difficile da trovare, da raggiungere, perché la mia estensione è diversa, è sicuramente più verso il grave della vostra, eccetera. Quindi, uno, migliorate l'ascolto, cercate artisti di riferimento che vi possano aiutare nel trovare un esempio buono sull'effetto che poi cercherete di proporre, e l'altro, non prendetelo di punta, ma ogni giorno ci dedicate un po' di tempo, e se non vi viene non c'è nessun problema, è normalissimo. Seminando tutti i giorni riuscirete velocemente. Ok. Anche Sniper Fran mi scrive: ho cominciato a tossire dopo mezzo secondo, è normalissimo, allora fermati, respira, bevi e riprova dopo poco, oppure prova il giorno dopo. Però queste le false corde le abbiamo tutti. Lo strumento, con tutte le differenze del caso, però è simile per tutti, quindi questi effetti possiamo potenzialmente produrli tutti, quindi senza ansia. Poi ovvio che i cantanti sono un po' più, si spera, avendo un utilizzo della respirazione migliore eccetera, si spera che, cioè, ovviamente probabilmente si riusciranno un po' prima. Chi non è cantante deve dedicargli un po' di tempo, però insomma io trovo dei suoni molto divertenti da fare. Quindi allora passiamo al video dopo. Ecco qua, allora, video invece del canto armonico a una cavità.
sul canto armonico ho una cavità. Vediamo se ci sono delle domande, perché non mi ricordo adesso. Già. Riesco a riprodurre le note, ma un volume molto basso, è solo una questione di allenamento. Allora, innanzitutto Valerio, come consiglio vi darei quello di scegliere una nota, come forse dicevo anche nel video, sicuramente l'ho detto, a metà della vostra estensione circa, cioè nella zona del vostro range vocale in cui la vostra voce è maggiormente ricca d'armonici, naturalmente maggiormente ricca d'armonici. Quindi sicuramente anche lì il volume dei vostri armonici è più forte. Adesso detto così lo sento a un volume molto basso, mi verrebbe da pensare o hai scelto una fondamentale, una nota che intoni e che poi vai a scomporre molto bassa rispetto alla tua estensione, quindi cerca di muoverti circa a metà, bisogna cercare di sfruttare meglio e maggiormente la risonanza, la zona di risonanza sopra il palato duro, che è quella che dà che è quella sicuramente che partecipa maggiormente a dare volume, corpo al nostro armonico. Quindi io ti consiglierei di utilizzare un suono appunto non completamente nasale, come dicevo nel video prima, ma nel video su come intonare gli armonici, ma comunque un po' nasalizzato. E poi anche qua ci sono dei suoni di riferimento un pochino che vengono utilizzati, stile potresti aiutarti cercando di avere un suono un pochino simile al suono, al verso della pecora, comunque un suono molto di gola. Io direi questo, cerca di avere un suono un pochino, forse un po' più compresso, cercando di avvicinarti per esempio a una vocalità più simile a quella della pecora, per capirci, oppure cerca di sfruttare meglio, di tenere la risonanza, di sfruttare le zone alte di risonanza nel suono che cerchi di scomporre. Mi sembra che come domanda mi avessero fatto, dopo andiamo a vedere anche sul video due cavità, mi avessero specificato il fatto che, è più facile intonare gli armonici nella modalità due cavità che a una cavità. È vero, per quanto mi riguarda, è vero, nel senso che nel canto armonico a due cavità noi dividiamo la bocca in due cavità e con la lingua in quella posizione facciamo perdere un pochino di volume anche alla fondamentale, no? Alla nota che intoniamo, enfatizzando naturalmente invece l'armonico. Nel canto armonico a una cavità invece la fondamentale che intoniamo non trova ostacoli, diciamo, lungo il percorso che attraversa, per esempio, nella nostra bocca, e quindi esce con maggiore volume. Questo porta magari a sentire un pelo meno l'armonico. Ovviamente, anche qua rientra il discorso della pratica. Senza ansia, sperimentiamo un pochino anche i suoni che andiamo a scomporre, cerchiamo di avere un suono magari un po' più di gola, come quello della pecora, sempre ritorno a questo esempio, ma potrebbero essercene anche altri, e cerchiamo di mantenere, di sfruttare le zone alte di risonanza. Io direi che così dovresti sicuramente migliorare, Valerio, poi fammi sapere. Esatto, Francesca Totaro mi scriveva: chiarissimo come sempre, paradossalmente trovo più semplice eseguire questa tecnica rispetto alla prima, continuo gli allenamenti e aspetto i prossimi video. Sembra super chiaro, veramente. Esatto, no, qua direi che non ci sono ulteriori domande sotto questo video qua, quindi andiamo avanti. E anche su, per quanto riguarda il video su come intonare gli armonici, non ci sono domande riguardanti l'aspetto tecnico, quindi spero che sia stato tutto abbastanza chiaro. Ovviamente, ripeto, come ho detto alla fine di questo video, l'ambito del canto armonico è un ambito molto molto ampio, io l'affronto da cantante, quindi
non sono uno specialista in senso stretto, sono uno sperimentatore della propria voce e ho bisogno di... e diciamo che il mio approccio, che è quello che cerco di passare, è un approccio molto pratico, perché alla fine di tutto quello che mi interessa è poter utilizzare queste tecniche cercando realmente di andare a ampliare il ventaglio delle mie possibilità espressive con la voce. Non mi interessa né un discorso filologico né un discorso di riscoperto di una modalità specifica piuttosto che un'altra. Però penso che insomma questo sia chiaro e spero che per voi cantanti o anche semplicemente amanti della voce, della vostra voce, possano essere stati fino a qua dei video molto utili. Io speravo questa settimana di fare un altro video che toccasse un altro tema, un'altra tecnica che utilizzo personalmente, che è quella dello yodel, ma viste le feste 25 aprile eccetera non sono riuscito. Sono però riuscito a fare un'altra intervista a un musicista che stimo tantissimo, che è Corrado Guidi, intervista che penso che farò uscire massimo dopodomani, chitarrista strepitoso, ma e non vi dico altro perché poi tanto se vi andrà vedrete tutto sempre sul mio canale. Spero che a livello di risposte di essere stato abbastanza esaustivo e ci vediamo la prossima settimana con un altro video dedicato alla voce. A questo punto l'ho detto e lo farò, il prossimo video sarà dedicato allo yodel, questa tecnica molto particolare che gioca con i due principali registri della nostra voce, che sono head voice, falsetto e voce di petto. Ci vediamo presto, se avete altre domande, qualcosa non vi è chiaro, scrivete pure qua sotto e vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Per chi non l'ha fatto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace se vi va, è un modo gratuito per sostenere il lavoro che sto facendo e continuate a interagire. Ciao!